Sorelle e fratelli, saluto anzitutto cordialmente i familiari, i parenti del Cardinal Carlo Maria, il sindaco di Milano, le autorità civili qui presenti, i membri della Fondazione Carlo Maria Martini, voi tutti qui intervenuti a questa Eucaristia e a quanti ci seguono da casa con i diversi mezzi di comunicazione. Il quadro del racconto che abbiamo sentito narrare può essere meglio compreso da un passaggio di quanto la donna dice a Gesù: Signore, dammi quest'acqua, perché così io potrò non aver più sete e non continuerò a venire qui al pozzo. L'acqua, fin dall'Antico Testamento, è simbolo di salvezza, di rinascita, di vita. Per i cristiani l'acqua per eccellenza è l'acqua del battesimo, di cui abbiamo beneficiato anche poco fa, che dona la vita eterna. Vita eterna che non si riferisce solo all'aldilà, ma che per la fede, per il battesimo appunto, incomincia già quaggiù, perché tutta la vita terrena cambia di senso nella prospettiva dell'eternità. Papa Francesco, commentando questo intensissimo brano del Vangelo, afferma: secondo gli schemi sociali del tempo, Gesù non avrebbe dovuto nemmeno rivolgere la parola alla donna, ma Gesù lo fa. Gesù non ha paura, dice il Papa. Gesù, quando vede una persona, va avanti perché ama. Così la donna di Samaria si riconosce svelata in profondità dall'amore con cui Gesù la guarda e la conduce lentamente alla confessione e alla conversione. Quanto è avvenuto per la samaritana può sempre, in ogni momento, avvenire per ciascun uomo e per ciascuna donna. Gesù si rivela alla samaritana come Messia. La donna dà credito a questa rivelazione e corre ad annunciarlo a tutti i suoi concittadini. Così vediamo come l'annuncio cristiano, il Vangelo, la buona novella, passa sempre da esperienza a esperienza, da persona a persona, e per questo domanda la verità della persona e delle sue relazioni. Domanda, come ci ha detto l'Epistola di oggi, un'indomabile ricerca del bene. Non stanchiamoci di fare il bene, dice Paolo ai Galati. Se infatti non desistiamo, a suo tempo mieteremo. E assistiamo così, in tutto lo svolgimento del brano, alla presa di convinzione dei cittadini, dei concittadini della donna di Samaria. Ora crediamo perché abbiamo visto, non solo perché tu ce l'hai detto. Noi ora siamo coinvolti di persona con tutta la nostra vita. La vita, infatti, intesa e spesa alla ricerca del bene, è progressiva crescita della propria libertà e la morte ne è il compimento serio. La figura del cardinale Carlo Maria Martini ci offre una testimonianza assai attuale di che cosa sia questa ricerca del bene, tesa al compimento della propria persona, alla riuscita, quindi alla santità.
perché la santità non è anzitutto lo straordinario, ma come molti dei nostri cari trapassati ci hanno insegnato, è riuscire nella normalità della propria persona con la forza della grazia di Dio e con una libertà che si coinvolge. Ma domandiamoci, da dove veniva al cardinale questa passione instancabile per il bene? Certamente dalla solidità della sua esperienza di fede vissuta in famiglia, nell'appartenenza alla Chiesa attraverso la Compagnia di Gesù. Egli fin da giovanissimo, possiamo dire, si conformò ad Ignazio, immergendosi nella sua affermazione: Dio è tutto e tutto può domandare. Dio è tutto e tutto può domandare. In questa prospettiva si situa poi il percorso dell'arcivescovo come studioso, docente di Bibbia, percorso che gli ha dato fama mondiale. Però egli viveva questa sua straordinaria e vasta competenza nel profondo della sua persona, secondo l'intensa espressione che volle incisa sulla sua tomba: lampada ai miei passi è la tua parola e luce al mio cammino. Ma questo fare il bene trovò per l'arcivescovo inaspettata e compiuta forma di dedizione nel lungo ministero episcopale in Milano, di cui abbiamo potuto godere non solo noi ambrosiani, ma la Chiesa intera. La sua fu una dedizione esemplarmente documentata nell'offerta totale di sé, nella malattia e nella morte. Vorrei richiamare qui solo due dei doni che giudico tra i più rilevanti che il cardinale ci ha lasciato in eredità. Educò in modo speciale credenti e non credenti a prendere in mano le sacre scritture, con particolare attenzione ai sacerdoti, cui insegnò una forma rigorosa che vedo tuttora capillarmente praticata in diocesi e nello stesso tempo una forma popolare di lectio divina. Così ha contribuito a far comprendere a tutti, e lo ripeteva spesso, quanto la Bibbia dovrebbe essere punto di riferimento esplicito e pubblico per la cultura europea tanto bisognosa di riforma, e non solo per la cultura europea. Un secondo elemento. Il cardinale interpretò l'orizzonte autenticamente cattolico della proposta cristiana, cioè secondo l'interezza della realtà. Fu attore consapevole e creativo di un'apertura a 360 gradi, teso all'incontro con tutti per poter compiere tutto il tratto possibile di cammino comune nel rispetto della libertà di ciascuno. Dal suo discorso al Comune di Milano il 28 giugno del 2002, quando si stava congedando dalla sua missione episcopale, possiamo ricavare una descrizione di cosa deve essere la nostra città, che è più che mai attuale anche oggi e che esprime un metodo di edificazione di vita buona veramente originale. Disse allora l'arcivescovo: la città è luogo di una identità che si ricostruisce continuamente a partire dal nuovo. Pensiamo a cosa sta avvenendo oggi
in termini di mescolamento di popoli e di culture. Dal diverso, insiste, e la sua natura incarna il coordinamento delle due tensioni che arricchiscono e rallegrano la vita dell'uomo: la fatica dell'apertura e la dolcezza del riconoscimento. Questo è il senso della polis, questa è l'autocoscienza del vero civis, del vero cittadino. Tensione che arricchisce e rallegra la vita, fatica dell'apertura a 360 gradi e dolcezza del riconoscimento. La diocesi e l'arcivescovo sono molto grati all'amministrazione comunale per aver preso la decisione di intitolare al cardinale Carlo Maria Martini quella che è stata fino ad oggi via dell'arcivescovado, una via storica che fiancheggia il Duomo, cuore della Chiesa ambrosiana, ma non solo, perché il Duomo è centro ed emblema di tutta la vita cittadina. Ma il gesto che compiremo tra poco implica per tutti noi precise responsabilità, anzitutto per noi cristiani. Guardando la figura del cardinale, non possiamo ritrarci dal dovere di una testimonianza, di una comunicazione come quella della Samaritana ai suoi concittadini, una comunicazione che tenda a dare le ragioni del perché il cristianesimo è fenomeno attuale ed è fattore di edificazione non solo della Chiesa ma anche di costruzione della vita cittadina. In secondo luogo, questa responsabilità si estende a tutti i cittadini di qualunque fede, di qualunque convinzione, di qualunque mondovisione e a tutte le espressioni della vita civile. In questa società plurale siamo chiamati a narrarci in continuazione, a lasciarci narrare proprio in vista di quella dolcezza del riconoscimento di cui parlava l'arcivescovo. Dobbiamo vivere insieme, è un dato di fatto, è un dato sociale, e allora scegliamo di vivere insieme consapevolmente, nello spirito di amicizia civica che è il cemento della polis, come le non poche iniziative in questo senso dell'arcivescovo Carlo Maria ci hanno documentato. Infine, vi è una responsabilità specifica che riguarda le autorità istituzionali a tutti i livelli. Hanno il gravoso compito di custodire una democrazia sostanziale, non verbale, non conclamata, delle libertà realizzate, dei diritti oggettivi che si legano, come diceva il cardinale, sempre a dei doveri, e solo in questo caso diritti e doveri insieme devono tendere a generare leggi. In questo cambiamento d'epoca, non privo di gravi ferite e di inediti interrogativi, dobbiamo sostenere quanti si impegnano all'esercizio dell'autorità istituzionale per il bene di tutti. Il prefazio della Santa Messa di oggi ci farà pregare con queste parole: Cristo, Signore nostro, stanco e assetato, volle sedere a un pozzo e, chiedendo da bere a una donna samaritana, le apriva la mente alla fede, desiderando con ardente amore portarla a salvezza, le accendeva nel cuore la sete di Dio. Carissime, carissimi, Dio stesso, come ci ha testimoniato nel Vangelo oggi Gesù, ha sete dell'uomo. Dio stesso ha sete di ciascun uomo. Amen.